è bello incontrare tanti amici, alcuni dei quali mi sono stati particolarmente vicini, oltre evidentemente al gruppo dei moderati che sono amici fraterni, anche la Lega di Salvini, ma gli stessi Fratelli d'Italia. Poi nel pomeriggio, a differenza di quello che qualcuno dice, incontrerò anche Forza Italia, a cui voglio bene. Maurizio Gasparri, che è qua e oggi riunisce il tavolo degli enti locali a cui partecipano anche i moderati, e che prima faremo quattro chiacchiere, ma insomma sono più saluti e ringraziamenti che altro. Poi si comincerà qualche ragionamento anche sulla campagna delle regionali, che non credo certamente si concluda oggi. L'obiettivo è convergere su Rixi? L'obiettivo, tanto bisognerebbe dirlo a Rixi, nel senso che io, come sapete, ho la massima stima di Edoardo. Abbiamo cominciato l'avventura insieme in regione e sta facendo uno straordinario lavoro per il territorio come vice ministro dell'infrastruttura. Ha molti impegni, ha molte cose da fare anche in Liguria con il ruolo che ha attualmente. Capisco i suoi dubbi e le sue perplessità. Certo. Che eredità si sente di lasciare, e che idea si è fatto del fatto che dopo le sue dimissioni sono arrivate anche la scarcerazione domiciliare? È arrivata anche la fine domiciliare insieme alle dimissioni. Che idea si è fatta e che cosa lascia in eredità? Non facciamo problemi. Questa inchiesta è un'inchiesta su cui io spero che la politica si interroghi bene, a lungo. C'è una riforma della giustizia aperta, perché credo che le difficoltà di convivenza e il muro di confine tra la politica e la giustizia in questo paese oggi sia francamente squilibrato, e non da oggi, a favore della giustizia. Che la politica, intimidita da 30 anni di populismo ed inchieste, abbia rinunciato a far valere molte delle sue prerogative e abbia anche messo in campo una serie di leggi di cui non si può incolpare la magistratura, si deve incolpare la politica, che io trovo francamente quantomeno equivocabili e sibilline sul finanziamento pubblico, sul voto di scambio. Ci sono leggi che consentono oggi a chi lo volesse interpretazioni maliziose e malevole, che non aiutano certamente la chiarezza dell'azione politica. E questo è un ragionamento che deve fare il Parlamento, e che io spero che faccia insieme alla riforma della giustizia che il ministro Nordio sta meritoriamente portando avanti. Sicuramente l'inchiesta di Genova ha fatto un passo in più rispetto a molte altre inchieste, si è anche stracciato, come si dice, quel velo che talvolta ha coperto con ipocrisia italiana questo muro di confine. A Genova si è stabilito che la concretezza e l'attualità, ovvero i due requisiti previsti dalla legge per la reiterazione del reato e le esigenze cautelari, coincidevano praticamente in toto con l'assunzione di una carica pubblica eletta dagli elettori. Questa era una teorizzazione della Procura, del GIP e del riesame. E di fronte a questo, evidentemente, è il legislatore che deve dire qualche cosa. In questi 80 giorni ai domiciliari si è sentito abbandonato da parti del centrodestra? No, non mi sono sentito abbandonato, non ho la sindrome dell'abbandono, sto benissimo anche da solo, quindi al di là di tutto non ho questo genere di sentimenti. C'è stato chi ha una sensibilità maggiore e più spiccata e lo ha fatto sentire, c'è stato evidentemente chi questi temi ne mastica meno o ha una sensibilità minore, ma i partiti della coalizione hanno retto la regione, sono stati compatti, sono andati avanti nel loro progetto. A Roma si è evidentemente mostrato una grande solidarietà. Poi pesare le parole è sempre qualche cosa di scortese.